Questa sera abbiamo il grande piacere di avere con noi una band locale, ovvero gli Arrembanti Zed Negative. Andiamo ragazzi, salutate la vostra gente di casa. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Com'è stato esibirvi per la vostra terza volta qui al Circolo Arci La Loco, considerato che appunto giocate in casa? È stato divertente, poi abbiamo fatto un concerto pulito, c'è anche Boris, è stato un piacere. È stato Divertente. sì. Beh, a differenza degli altri concerti, qua sempre alla Loco c'è stata un'energia secondo me diversa, soprattutto dato dal fatto che stiamo suonando da più tempo insieme, quindi stiamo maturando insieme. Ogni live qua è praticamente uno spettacolo favoloso, cioè viene veramente bene. Vediamo che si è aggiunto anche il batterista Gabriele, che se vuoi dire qualcosa. No. In realtà è stata una gran serata, cioè dobbiamo essere sinceri, c'è posto piccolo, però trovare la gente calda e partecipe come qua è veramente difficile. Abbiamo suonato in posti decisamente più ampi, decisamente più grossi, in situazioni che dici degne di nota, però alla fine qua c'è qualcosa in più, non so, la gente è veramente interessata a quello che fai, anche se non lo conosce, perché sfido io veramente a conoscere quello che facevamo stasera, a parte due o tre brani. La gente è veramente interessata dall'inizio alla fine. Però ci sono posti dove suoni e hai un riscontro, ci sono posti come questo dove suoni e ti prendi bene. Vedi la gente che canta, che balla, e tu da musicista che può essere professionista, che può essere amatoriale, che può essere quello che cazzo vuoi alla fine, Sono perché io di d'accordo. giorno faccio il carpentiere, la se cioè, e la sera faccio il musicista. Giusto. In realtà alla fine questa è una piccola realtà che ti fa venire voglia di fare quello che fai. Abbiamo provato a suonare in posti dove ci davano gran bei cachet, poi alla fine non ti diverti. Qua sono tutti volontari, è tutta gente che lo fa perché ci crede. Noi suoniamo per volontariato alla fine, cioè è quasi cena e bere, neanche rimborso spese, però alla Beh, fine forse vedi diciamo gente così, ma... che balla, canta per un concerto intero, alla fine del live spontaneamente ti lascia un'offerta perché li hai divertiti, li hai fatti ballare, c'è cioè, 100 vo volte le realtà finte che ci offre questa Brianza un po' piccola. Voi vi definite formati per puro culo. Potreste darci maggiori dettagli al riguardo? Allora, Ridiamo perché fa no, ridere. perché per tanto tempo si parlava con, ad esempio con Ivano, io che sono Massimo, il cantante, e Ivano che è il chitarrista, in passato abbiamo suonato assieme, per cui poi non abbiamo più suonato e per tanto tempo Sì, ma si passato provava nell'88, a cioè tipo nel parlare. 72, Facciamo insieme, cioè, Gabriele. si diceva, no? Cioè si diceva, cavolo, riprendiamo a suonare, riprendiamo a suonare. E sì, ci vorrebbe qualcuno, ci vorrebbe un batterista, ci vorrebbe un bassista. Poi Matteo è un bassista e ci siamo conosciuti e quel pomeriggio dovevamo andare a giocare a tennis io e lui, però non avevamo abbastanza palline. Allora siamo andati alla Decathlon di Osnago a prendere le palline da tennis. Dopodiché siamo andati a giocare a tennis direttamente Ah, oppure... avete beccato me. Ah, quello ha beccato te. Ah, abbiamo beccato Ivano, lì. Per caso, alla Decathlon eri? Sì, No. sì. Ah sì, alla Decathlon. Ecco, Giocare pazzesco. Cioè io e lui siamo andati lì con l'idea... a tennis. Abbiamo incontrato Ivano. Tutti e tre siamo andati a bere una birra Al a Gallery, Romagna, sì. al Gallery, che adesso non c'è più, non c'è ancora. No, non esiste più. Non esiste più. Vabbè. E lì abbiamo incontrato Gabriele, dopo mezz'ora di discorsi dicendo cavolo, però potremmo suonare assieme, sì, ma ci vorrebbe un batterista. E Matteo ha detto, ah, oh, ma io lo conosco un batterista, c'è Gabriele. Che era lì presente Per caso, c'è cioè, tutto talmente per caso. Vestito militare, Fantastica vestito la cosa. militare. Con una giacca militare, un cappellino anche forse militare così, è stato molto gentile, quando ci siamo conosciuti è stato molto gentile e da quel momento in poi sono state rose e fiori. No, Rose no, non sono state e fiori. Non rose e sono fiori. rose e fiori, non esageriamo. Allora, in breve, cioè, questa cosa la devo dire. È andata bene per un po', poi in realtà siamo quattro personalità molto spiccanti. Poi, come in ogni relazione, vengono fuori tipo i gusti musicali. A me piace questo, a me piace questo, a me piace questo, a me piace questo. Dopo un po'
si sono formati degli attriti e abbiamo deciso di separarci. Ma oltre ai gusti musicali c'erano anche un po'... C'era Ivano che stava tutti i coglioni. C'erano tante dinamiche relazionali tra di noi. No, in realtà non funzionavano. Siamo personaggi un po' particolari e alla fine siamo arrivati a non sopportarci più, nonostante gli spettacoli funzionavano. Perché i locali sempre pieni, le situazioni sempre fighe. Cioè, anche se modesti a parte non lo dovrei dire, però abbiamo spaccato. Per un po' non ci siamo sopportati, ma alla fine della fiera, ognuno di noi, sono sicuro, come ho fatto io, rimuginava sulla cosa di non suonare assieme. Ci siamo beccati, non per caso, volutamente una sera, gli ho detto: ragazzi, dobbiamo riformare la band. Gli ho detto, dopo 6-8 mesi. Ma avevi già tessuto le fida tu prima, diplomaticamente al telefono. Perché ci credevo. Poi è stato... Se posso aggiungere una cosa, ci siamo riformati perché comunque tra di noi, noi siamo delle teste di abbastanza cazzo, diciamo. Però c'è un legame veramente, noi tra di noi suonando abbiamo un legame veramente forte, non ce n'è. Cioè, ma anche emotivo, è stato un legame forte, emotivo anche. Sì, pianti, sudore, disperazione. No, non è vero. No, pianti sì, però casini e scazzi e faccende emotive sì, ne abbiamo avute. Sì, soprattutto perché siamo psicopatici, no? No, scherzi a parte. Poi a un certo punto è arrivato Maurizio Boris Maiorano, che probabilmente appassionato del genere, un po' in amicizia, abbiamo iniziato a fare qualcosa assieme, un po' per scherzo, un po' per gioco, è partita così la cosa. Alla fine, cioè su 2 ore di live ne suona 1.5 lui, perché ci ha completato, è stato amore a prima vista. E lui professionista più di noi, nonostante noi sappiamo il fatto nostro. Cioè abbiamo suonato la prima parte della scaletta che ha funzionato, abbiamo suonato la seconda parte della scaletta con lui e ha spaccato. Cioè è il pubblico che parla, è la risposta del pubblico. Io, tra l'altro, che parla. Ho già con lui in un'altra band e lui è una delle persone migliori con cui ho mai suonato. Una persona, Maurizio, veramente è una persona positiva fino al midollo, ed è quello che io non sono. Lui musicalmente veramente mi... cioè io suonerei con lui continuamente. Voi avete un sound influenzato dalla migliore tradizione punk, hardcore punk fra anni 70-80 e la new wave dello stesso periodo, quindi Misfits, Black Flag, The Cramps, poi anche i Devo, i Cure. Ne avete altri magari che vi vengono anche in mente? I Bad Brains sono importantissimi. Poi i Pereubu. Sì, ce ne vengono in mente altri. Sono talmente sconosciuti che è inutile neanche nominare. Meglio lasciarli sconosciuti. Possiamo nominare i Pereubu, per esempio, sono una band post-punk, new wave, praticamente sconosciuta in Europa. Negli Stati Uniti sono conosciuti normalmente. Fatto un sacco di dischi, sono considerati avanguardia come musica. Hanno fatto i primi singoli, sono delle cose veramente particolari, molto belle. Il cantante ha una voce molto strana, cioè canta molto acuto. La musica, loro hanno sempre suonato praticamente con una filosofia in cui ognuno doveva fare quello che desiderava, praticamente, un po' anarchica. E ha tirato fuori dei pezzi abbastanza particolari, molto liberi, molto, molto liberi. E noi abbiamo scelto un pezzo loro, cioè Final Solution, che è normale. Io volevo solamente puntualizzare una cosa. Massimo e Ivano, questo genere di musica lo conoscono benissimo, mentre per me e per Gabriele è stata una nuova conoscenza, quindi una nuova esperienza di vita musicale. E posso parlare anche per Gabriele, che è stata un'esperienza bella, nel senso, noi non conoscevamo questo genere grazie a loro due. Adesso abbiamo più conoscenza musicale e abbiamo anche piacere di esplorare ancora in continuazione nuovi orizzonti di questo genere. Tra l'altro ci tengo a precisare una roba. Io suonavo in una band rock, hard rock, facevamo solo inediti, che aveva anche un discreto successo nella zona. Però arrivati a un certo punto sono stato messo davanti a una scelta: scegliere se continuare a credere
in un progetto di inediti rock, hard rock, che potevano tirare o meno, o in una roba totalmente, cazzo, passamelo il termine, totalmente sconosciuta, che ne... cioè, io sfido chiunque a conoscere quello che facciamo. Se noi ci presentiamo domani in un posto a dire facciamo solo inediti, facciamo roba talmente sconosciuta che la gente ce li passa per nostri. Dovevo scegliere fra una band che funzionava, che ci faceva suonare parecchio, e questa cosa. Alla fine, quando uno è un musicista e ci crede in quello che fa, se tu credi veramente nella musica, in quello che fai, scegli la strada non facile. Gli Z Negative sono state la strada non facile, ma in assoluto la più soddisfacente di tutta la mia carriera musicale. Sì, aggiungo un'ultima cosa sui pezzi che facciamo, che sono sì sconosciuti, sono anche abbastanza difficili molti, però li abbiamo scelti precisamente perché hanno un tiro particolare, hanno una groove, un tiro, una potenza, una melodia, una scelta armonica. Li abbiamo scelti per questo motivo. Sostanzialmente, piace al pubblico, non ce ne frega un cazzo. Piace a noi, lo facciamo.